Le Marche, ed in particolare la provincia di Pesaro ed Urbino, sono state la culla del Rinascimento italiano. Tanti sono gli spunti e le testimonianze architettoniche nelle città di questo periodo di splendore e grande fervore artistico-culturale di cui risplendeva il territorio. Per vivere e approfondire questo periodo, a nostra disposizione un vasto panorama di opportunità. Una di queste è la conosciutissima rievocazione storica che il Comune di Mondolfo, assessorato alla cultura, in collaborazione con la Proloco Trecolli, allestisce ogni anno in questo periodo. Il Tesoro di Mondolfo, o meglio conosciuta come La Cacciata, per rivivere i fasti della corte di Francesco Maria I della Rovere, duca di Urbino, in visita alla sua terra dopo i fatti del 1517. Un'occasione anche, per chi ancora non lo conoscesse, per visitare uno dei borghi più belli d'Italia. Il primo settembre sarà una giornata importante per tutto il centro storico di Mondolfo. Ci sarà la giornata rinascimentale con la cacciata e il ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale va alla Proloco Trecolli per l'organizzazione e il tanto impegno che ogni anno mettono per l'organizzazione di questo evento, che è un evento che riteniamo importante per tutto il comune di Mondolfo e per la storia e la tradizione del nostro borgo. Nutrito il programma per domenica 1 settembre per questa edizione 2019. Giochi storici, tornei e giostre rinascimentali, sfide e sbandieratori, tutti rigorosamente in costume d'epoca. Ma particolarità di questa rievocazione è la possibilità che viene data a tutti di diventare protagonisti dell'evento, partecipando alla caccia al tesoro, previa iscrizione ovviamente, proprio come avveniva nelle corti ducali dell'epoca. Sarà un'edizione innovativa, in continuità con la tradizione, con la cultura mondolfese, ma che proporrà delle novità. La novità principale, l'espediente che abbiamo utilizzato per renderla più attuale, più accattivante, è quella di una caccia al tesoro rinascimentale. E la caccia al tesoro era uno tra i più praticati. Vogliamo attirare, fare in modo che tante persone partecipano e siano protagonisti, non solo spettatori passivi di un evento. L'appuntamento è per il 1 settembre, dalle ore 15:30 per chi voglia partecipare alla caccia al tesoro. Gli eventi andranno avanti fino a tarda notte, con la possibilità di locande e la possibilità veramente di avere una giornata particolare, di viverla intensamente, di conoscere delle particolarità del nostro borgo che sono veramente uniche.